Buonasera a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. In questo momento siamo a Vinci, la città natale di Leonardo da Vinci, e siamo qua a conoscere quella la nuova Nissan Leaf, un modello restyling da 62 kWh che avremo modo di conoscerlo per meglio in questo fine settimana e andremo a vedere tutte quelle sono le sue caratteristiche, le sue dinamiche di guida, davvero la capacità di cario. È un mezzo veramente interessante, ricordate che è oltre 10 anni che è in commercio, è veramente un mezzo storico per la mobilità elettrica sostenibile e quindi, ragazzi, che dire, andiamo a conoscere insieme la nuova, nuovissima Nissan Leaf da 62 kWh. Andiamo! Questa, come dicevamo, è la nuova, nuovissima Nissan Leaf da 62 kWh. È lunga 4.490 mm, larga 1.788 mm e alta 1.545 mm. Qui troviamo il pacco batterie, quello maggiore, da 62 kWh, ma è disponibile anche in versione da 40 kWh, che è quella precedente. Come vedete, il restyling è veramente fatto bene rispetto a quella della prima versione. In questa, diciamo, disponibilità è stato cambiato quello del pacco batterie, è stato cambiato e maggiorato quello è la capacità del motore, ma andremo tutto a vedere, diciamo, appena entreremo in vettura. Ora andiamo a scoprire per meglio anche quelle sono davvero le spaziosità del mezzo, che è veramente interessante. Il passo è di 2700 mm, quindi spazio veramente importante. Il bagagliaio anch'esso veramente importante, e ora vi faccio vedere in confronto naturalmente a quella è la nostra Opel Corsa, non c'è paragoni. A vedere, come dicevamo, il bagagliaio ve lo mostro mentre andiamo ad aprirlo. In questo allestimento da 62 kWh troviamo 420 litri, è, diciamo, veramente molto spazioso, come avete modo di vedere. Casomai è un po' alta quella è la soglia, diciamo più di una mano, però è veramente capiente, 420 litri, mentre nella versione da 40 kWh è leggermente più grande, 435 litri. Andiamo a conoscerla anche per meglio per quanto riguarda gli interni, per vedere anche la spaziosità che troviamo sulla nuova Nissan Leaf. Per quanto riguarda la posizione di guida, ragazzi, io sto estremamente comodo. Abbiamo 3-4 dita sopra la testa, quindi davvero spazio molto importante per una persona alta anche come me, 1,93, quindi spazio a iosa, possiamo ben dire. Quindi per quanto riguarda la zona guida, meraviglioso. Andiamo a vedere un pochino al posteriore. Al posteriore ho avuto modo di vedere prima e ora vi mostro perché dico ni. Allora, ora siamo al posteriore, dietro alla zona di guida del sottoscritto, alto 1,93, con la testa, ragazzi, io pensavo, visto che ha un mezzo di 1545 mm, pensavo di avere più spazio. Invece tocco con la testa, devo stare un po' più disteso per poter fare un viaggio, insomma. Sono rimasto leggermente stupito, ecco, pensavo, visto che è un mezzo molto alto, ma il pacco batterie rialza un pochino quella della seduta, insomma, io sono alto 1,93, un po' vado a curarla, ecco, questa cosa. Mostro anche la situazione gambe, girando quello che è la telecamera, e vi faccio vedere che anche con le gambe, se io sto totalmente dritto, vado a toccare con la seduta anteriore, niente di trascendentale. Devo stare un pochino più divaricato, anche lì pensavo ci fosse un pochino più di spaziosità, visto che il mezzo è di 4500 mm praticamente, io pensavo di starci un pochino più diritta, ma insomma in qualche maniera si riesce a viaggiare. Rimango un po' più stupito della situazione della testa, ma insomma. E questo è il colpo d'occhio che avrete della vettura. Vettura veramente fatta estremamente bene, perché mi piace molto davvero il colpo d'occhio. Ora il volante è storto, accidentalo a me, ma insomma avete modo di vedere davvero quello è lo schermo dell'infotainment da 8 pollici, che è veramente fatto bene. Io l'avrei fatto leggermente più rivolto verso il guidatore, ma insomma è veramente fatto bene. Abbiamo modo di vedere anche quelle sono, diciamo, le dinamiche del navigatore dallo schermo che abbiamo, vi mostro da questa parte qui, tanto poi domani andremo a provarla per meglio e faremo poi i giudizi del caso. Però veramente un mezzo che, dopo tutto, ragazzi, se è 10 anni e più che è in vendita, ora con i vari restyling del caso, ma insomma un motivo ci sarà.
Siamo ora in guida con quella della Nissan Leaf, e come potete sentire è estremamente silenziosa, è stata veramente isolata al massimo, oltre al fatto che è una vettura elettrica, quindi a maggior ragione è un mezzo estremamente silenzioso. Questa vettura ha 160 kW, 218 cavalli, capace di erogare 340 Nm di coppia e uno 0-100, pensate, di 6,9 secondi, quindi estremamente performante. L'autonomia in questo caso, visto che stiamo parlando di nella vettura da 62 kWh, in giro d'omologazione abbiamo 385 km, quindi veramente, veramente importante. Domani poi avremo modo anche di vedere quello del sistema di carica, perché qua non abbiamo il classico CCS Combo, abbiamo visto e scoperto insomma anche insieme a quella, insomma, l'Opel Mokka, la Peugeot E2008. Qua abbiamo un sistema di ricarica diverso, abbiamo il CHAdeMO, ma insomma domani vi farò vedere tutto e parleremo anche dei tempi di ricarica naturalmente, e che qui naturalmente sono un po' più lunghi naturalmente rispetto a quella da 40 kWh con 270 km di autonomia, ma domani vedremo tutto. Intanto continuiamo un po' a girare e a scoprire per meglio quella è la vettura. Andiamo oggi, altra giornata con la nostra Nissan Leaf, andiamo a vedere un po' quello è il ProPilot, il sistema di ricarica, e abbiamo qua l'e-pedal, e ne approfittiamo anche per tornare nelle nostre zone per andare a donare il sangue, cosa importantissima da fare. Ragazzi, all'e-pedal ci si abitua davvero, quando siete in una situazione fuori dalla superstrada, diciamo una strada anche a grande comunicazione, o anche semplicemente una regionale, ma di quelle dritte che voi andate tranquilli senza troppo traffico, a volte mi capitano anche a me, lì non lo consiglierei, però per gli ambiti urbani, semiurbani, semafori e quant'altro, ragazzi, ci si abitua davvero, perché la vettura ha una frenata poderosa che arriva proprio ad arrestare quello che è il veicolo. Voi vi scordate davvero di avere il pedale del freno, è incredibile. Ora, io sono abituato, come sapete, al nostro percorso e ha una frenata rigenerativa un po' più blanda e non arriva ad arrestare quello che è il veicolo. Qua davvero abbiamo un l'e-pedal, tanto vi faccio vedere anche come si attiva, è davvero davvero poderoso, non mi dispiace affatto, ragazzi, non mi dispiace affatto, ci si abitua quasi subito, perché inizialmente dobbiamo un pochino tarare un po' il piede per quando arriviamo allo stop, per non arrestarci troppo presto o andare leggermente lunghi, è un po' un fatto iniziale di un minimo di abitudine, ma davvero l'e-pedal è tanta tanta roba, davvero tanta tanta roba, lo ammetto. Ora andiamo a vedere come funziona il sistema ProPilot, è un sistema che aiuta la guida estremamente ben fatto, guida autonoma di livello 2, la vettura praticamente procede in autonomia, soprattutto per quanto riguarda naturalmente zone superstrade o autostrade, è un aiuto veramente ben fatto, perché naturalmente bisogna tenere le mani sul volante, perché si parla di guida autonoma di livello 2, ma davvero la vettura procede in autonomia, tiene le distanze con le vetture che abbiamo davanti, riesce a tenervi al centro della corsia e riesce a curvare anche per quanto riguarda davvero le situazioni stradali. Addirittura se vi è un problema, un pedone che entra diciamo in mezzo alla strada, possiamo davvero dire in questa maniera, la vettura va ad arrestarsi completamente con una frenata di emergenza, quindi anche solo per questo punto di vista è veramente ben fatta. Come si attiva? Andiamo a premere questo pulsantino che troviamo qua sul volante, lo andiamo a premere, andiamo a impostare quello della velocità di crociera, quindi ora siamo in una superstrada massimo 90 km orari e la vettura, bisogna tenere le mani sul volante, però vi voglio mostrare la vettura, vedete il volante, curva da solo, e davvero vi permette di essere tranquilli e sicuri, magari in una serata leggermente più, diciamo, affaticata, possiamo dire in questa maniera, di arrivare a destinazione, veramente estremamente ben fatto. Ora, prima il dovere, poi il piacere, poi continueremo davvero a vedere un po' come funziona questa Nissan Leaf, andremo a vedere davvero anche il sistema di carica.
Adesso andiamo, ragazzi, a vedere quello che è il mondo della ricarica. Vi ho portato qua una colonnina Enel Hits Fast Charge in maniera tale da farvi vedere come funziona il mondo della ricarica in ricarica rapida. Qua, perché non troviamo una CCS Combo classica che abbiamo sulla nostra Opel Corsa, sulla Opel Mokka che abbiamo avuto modo di vedere, sulla E2008. Abbiamo un altro standard, il CHAdeMO, che però è praticamente disponibile sul suolo italiano quasi quanto una CCS Combo, non sulle colonnine Ionity, ma per il resto praticamente è lo stesso, perché le colonnine che vedete qua di Enel Hits hanno sia la CCS e la CHAdeMO. In questo posto andremo a vedere anche come funziona quello che è il mondo della ricarica. Qua troviamo una CHAdeMO da 50 kW, così abbiamo trovato all'interno di quello il sito di Nissan. Ho visto alcuni siti e video su YouTube, arriva addirittura fino a 73. E poi abbiamo anche naturalmente la Lassia tipo 2, che in questo caso arriva a 6,6 kW in monofase, con uno 0-100 per quanto riguarda questa versione da 62 kWh in 10 ore, più o meno siamo sulle 10 ore. Ora vi faccio vedere anche come funziona la ricarica, perché è estremamente semplice, praticamente come una colonnina AC classica. Possiamo aprire quello è il vano di ricarica attraverso quella è la chiave, o dall'interno abbiamo un comodo pulsantino. Andiamo a premere, come vedete si è aperto qua il vano, e ora andremo a vedere come funziona il vano che vediamo qui in questo posto, e vediamo un po' come funziona la ricarica in fast charge. Andiamo a vedere quello è il vano di ricarica, che qua sotto abbiamo aperto prima con il telecomando, e qui abbiamo quelli che sono i caricatori. Qui abbiamo la tipo 2 classica monofase, come vi dicevo, e qui abbiamo il CHAdeMO, che è la, diciamo, lo standard orientale per quanto riguarda la nostra CCS Combo, ma come vi dicevo è disponibile sul suolo italiano praticamente quasi allo stesso livello. E qua alla colonnina abbiamo quelle che sono le tipologie che possiamo avere, quindi la AC come dicevamo, e poi per quanto riguarda la DC, la corrente ultima, abbiamo sia il CHAdeMO che la CCS. Come attivarla? Abbiamo varie applicazioni, ma io preferisco quando posso, tanto vi ho, vedete, la tesserina. Ora con una mano sola si va sul complicato. Vedete, ho la nostra tesserina, andate ad applicarla qua. Vedete, seleziona la presa sul display. Selezioniamo il CCS, sì, il CHAdeMO, scusatemi, autorizzazione utente in corso, aspettiamo un secondo che abbiamo quella è la possibilità di ricaricare, vedete, collega il cavo del veicolo e premi start, quindi prendete quella è la CHAdeMO, andate ad inserirla in vettura come abbiamo fatto noi, e andiamo, se il telefono ha voglia di collaborare, a premere start. Non ci aveva preso. E ora parte quella è la ricarica. Come vedete, vede anche qua all'interno di quello del dispositivo, siamo al 64% in questo momento, e quindi la ricarica naturalmente non sarà rapida come quando magari capiterete a ricaricare a, faccio un esempio, al 20%. Naturalmente abbiamo una curva di ricarica che va a scendere a seconda di quella è la percentuale di ricarica che abbiamo sul dispositivo. Alla domanda, cosa fare quando la vettura è in carica rapida? Beh ragazzi, la vettura non dispone di un sistema infotainment dedicato, mettiamolo in questa maniera, però abbiamo la possibilità, come in questo caso, di scegliere quelle che sono, vi sono diverse colonnine in ricarica rapida, tanto lo vedete anche all'interno di quello che è il navigatore, tanto dopo vi faccio vedere, posti in cui è possibile, diciamo, passare un po' il tempo. In questo momento siamo ad un centro commerciale, ora andremo a fare un giro, tempo di perdere 20 minuti, mezz'ora, la macchina sarà sicuramente molto più carica di ora. E, ma tanto soprattutto l'ho fatto per farvi vedere un po' come funzionava, e sarete pronti poi per ripartire. Quindi diciamo
È comodo anche per questo, anche perché avrete modo, insomma, di dedicarvi ad altro, distrarvi un secondino, pensare davvero alle cose più importanti. E un mezzo del genere davvero vi dà proprio il senso di rilasso. Dopo vi faccio vedere come andiamo a staccare quello che è la ricarica, anche lì è di una semplicità estrema, almeno avete anche tutti i dettagli del caso. Ora andiamo a vedere anche come si fa a togliere quella che è la vettura in carica, che è anche di una semplicità estrema. A proposito, ringrazio Gherardo perché ci ha regalato 10 kWh dalle colonnine Enelitz, perché Enel, quando si arriva al compleanno, regala sempre ogni anno 10 kWh da spendere nei successivi 2 mesi nella data del compleanno. Lui ancora non ha una vettura elettrica, ci ha donato questi 10 kWh, quindi noi siamo andati molto volentieri a ricaricare la nostra vettura con questo regalo, grazie Gherardo. Come si fa? È veramente molto semplice, visto che siamo a 9,6 kWh inseriti più o meno da 17-18 minuti, vedete anche qua il tempo rimanente, 55 minuti, perché la parte conclusiva, diciamo, della ricarica è veramente molto lenta, quindi se non è obbligatorio, ragazzi, vi consiglio di non considerarla e di fare davvero il 10-80%, 20-80%, rimanere in quel range lì. Poi se vi serve, naturalmente, a maggior ragione, tanto se magari uno va a mangiare qualcosa, magari anche in un centro commerciale come questo, a maggior ragione. Come si fa, dicevamo, a togliere quella e la ricarica? Voi prendete la vostra tesserina che avete utilizzato prima, o fate con l'applicazione, insomma, come preferite. Io vi dicevo, preferisco la tesserina fisica. Andate a passarla qua, ricarica interrotta, 9,9 kWh, ragazzi, una precisione quasi estrema, svizzera, direi svizzera, ricarica interrotta. Voi prendete, andate a togliere quella e la CHAdeMO, andate a riporla al suo posto e concluso. Meraviglioso. Ora siamo ufficialmente all'81%, con 333 km da percorrere, e questo attualmente è quanto abbiamo già percorso, 138 km. Inserisco questo stralcio mentre siamo tornati alla Nissan Brandini a restituire quella della vettura. Abbiamo consumato, qui vedete, kilowattora, abbiamo fatto 371 km. Scusatemi se qui c'è scritto solo 271, perché avevo solo resettato qui, mi ero scordato di resettare qua, e diciamo l'ho corretto dopo 42 km orari di velocità media, 14,4 kWh su 100 km. Mi sento veramente soddisfatto. E vi aggiungo, prima di andare poi a vedere un po' insieme a voi quelli sono i prezzi, l'infotainment e quant'altro, che abbiamo con l'acquisto anche 480, c'è la luce, 480 kWh gratuiti per quanto riguarda la rete Enelitz, e abbiamo 2 anni di Power Cruise Control aggiunto. Poi lo vedremo insieme nelle prossime settimane, perché ho comprato quelle sono cavi OBD per utilizzare questa applicazione, è comoda per creare quelle sono anche poi gli itinerari, i viaggi, e avremo modo di scoprirle insieme. Continuiamo il video. Siamo qui a Badia Passegnano a concludere quella che è la nostra prova della Nissan Leaf. Andremo ora a vedere quelli che sono i prezzi con le scontistiche applicate già direttamente da quello che è il sito ufficiale Nissan. Abbiamo modo di vedere più o meno dove andiamo a parare con un mezzo del genere da 62 kWh. Il prezzo non è estremamente eccessivo, anzi, perché offrono una buona scontistica, anche partendo semplicemente dal fatto di una rottamazione, ma ora vedremo in seguito. Ora andiamo a scoprire innanzitutto quel è il sistema infotelematico della vettura, e non è affatto male. Andremo a vedere quelle sono le varie schermate, possiamo aggiungere quelle sono davvero le visualizzazioni da parte dello schermo di infotainment da 8 pollici, e andremo a vedere, a scoprire insieme quello è il prezzario. Poi magari mi direte voi se il prezzo è congruo o meno. A me non dispiace, ammetto, pensavo peggio, ma con una scontistica di arriva a 14.500 euro con rottamazione e finanziamento applicato, non è affatto male, ma ora andremo a scoprire in seguito. Andiamo a vedere il sistema infotelematico e poi scopriremo insieme quanto costa. Andiamo a vedere come funziona il servizio infotelematico e come funziona la vettura. Per accendere premiamo il freno e poi premiamo questo pulsantino pratico qua, e andremo a accendere davvero tutto quello che è la schermata dell'infotainment. Partiamo da quella che è la schermatina davanti al guidatore. In questo momento è impostata, vedete, sulla tempistica, e per quanto riguarda davvero la batteria siamo al 71%, 275 km ancora percorribili.
Vedete, no? La cosa principale su una vettura elettrica è arrivare all'80%, dopodiché va molto più lento. Vedete, dal 71 all'80%, 9% ci mette 5 minuti, dopodiché per fare gli ulteriori 20 punti ci mette 57 minuti. Per questo io vi dico, l'importante quando si può, se non è determinante, rimanere sull'80%, anche per preservare quella e la batteria. Premendo in basso sul volante vediamo anche il resto delle impostazioni. Qui vediamo la temperatura della batteria, vediamo quelle sono, questa è la schermata che io preferisco, vi fa vedere praticamente quando va sulla parte bassa siamo in rigenerazione, quando andiamo nella parte alta vi fa vedere i consumi. Naturalmente poi le schermate sono molte altre, qui si vede quella è la radio impostata, qui si vede le coordinate GPS, qui la media dei consumi, gli ultimi consumi. Qui vedete, ora l'avevo resettato male, abbiamo fatto in tutto 165 km fino a questo momento, poi devo concludere la giornata, la farò anche domani, ma per il video concludiamo qua. Ho resettato tardi, abbiamo fatto 65 km a 17,8 per 38 km orari con 1,40 di percorsi. E poi dopo ci sono tutte quelle sono le impostazioni per andare a vedere il dove del caso. Ora andiamo a vedere quello è il sistema di infotainment. Qua troviamo quella è la schermata principale. Subito all'inizio vediamo quelle sono le impostazioni della radio. Poi nelle informazioni vediamo una cosa veramente molto simpatica. Info EV, utilizzo energia, vi fa vedere davvero come sta andando la vettura, il consumo, gli altri sistemi, il climatizzatore, vi fa vedere se accendiamo il climatizzatore perdiamo 10 km dei 275 che abbiamo attualmente. Postazione di riaria, anch'esso veramente interessante, vi fa vedere le colonnine più vicine e potete anche filtrarle, quindi anche questo molto interessante. Solo postazione di riaria veloce, solo gratuito, aperto 24 ore, tipo di connettore, quindi questo è veramente interessante e comodo. Una cosa magari, diciamo, visto che ha questo servizio interessante su altre vetture non ho visto, vi faccio vedere una cosa in mappa, destinazione, metto un posto che è fuori, diciamo, dal range di chilometraggio che abbiamo, Napoli, elenco, Napoli centrale, vi faccio vedere la situazione, mi fa vedere che dovrei arrivare alle 20:19, 480 km e mi dice che non avremo batteria per arrivare. Quello che mi stupisce è il fatto che, visto che vi fa vedere le colonnine e la tipologia di colonnina, magari poteva anche darvi una idea, diciamo, per realizzare un percorso, diciamo, in autonomia realizzato direttamente a lui. Quindi dicendo, che ne so, qua a Roma c'è una stazione di ricarica, fermati qua per tot tempo. Insomma, questo potrebbe essere una cosina carina, non lo fa, però ho visto, insomma, che siamo già un passo in avanti, perché almeno vi fa filtrare quelle che sono le colonnine e vi fa vedere un po' la situazione. Quindi, diciamo, sotto questo punto di vista non è male. Cancelliamo il percorso perché non mi interessa partire. Ritorniamo in menu e fa vedere, insomma, quelle che sono le impostazioni del caso, la gestione del telefono e quant'altro. Quindi, sotto questo punto di vista è veramente, veramente ben fatta. Continuiamo a vedere tutti quelli che sono i pulsanti fisici. Abbiamo qua la parte di climatizzazione, nella parte bassa abbiamo il riscaldamento delle sedute, anche questo veramente interessante. Dalla parte, diciamo, del guidatore abbiamo il pulsantino per andare ad aprire la postazione di ricarica che abbiamo sul davanti, possiamo farlo con il telecomandino, come vi dicevo ve lo mostro con la parte bassa, vedete, premete questo qui e vi si apre lo sportello della ricarica, oppure premete qua la ricarica ritardata, il riscaldamento del volante, insomma tutto quello, diciamo, che necessita una vettura è veramente fatto bene e mostra veramente il tutto. Interessante, molto interessante, sotto questo punto di vista fatta molto bene. Vi dicevo del ProPilot, è questo qua, e quindi veramente fatto bene. Ah, mi ero scordato di farvi vedere la postazione qua. Qui abbiamo in eco per risparmiare e avere, diciamo, consumi ridotti, e l'iPedal si attiva qui. Andate giù, si attiva, lo ripremete, va via. Vi faccio vedere in schermata. Come vedete in questo momento iPedal off, iPedal in questo momento è attivato. Anche l'eco naturalmente lo premete, vedete cambia anche quella è, diciamo, l'autonomia del mezzo. Quindi abbiamo, diciamo, questa è la vettura, la Nissan Leaf, che, diciamo, una persona se interessata, e non farebbe affatto male, può acquistare. Veramente interessante.
Ora usciamo fuori e vediamo un pochino quelli sono i prezzi. Vi mostro subito, perché mi stavo scordando di farvi vedere quello che è il mondo della retrocamera per quanto riguarda naturalmente i parcheggi e quant'altro. Abbiamo qui naturalmente, se mettiamo la retrocamera, vi mostro, parte subito in automatico, ma vi mostro che anche parte con il pulsantino camera. Qui abbiamo l'immagine al posteriore e qui abbiamo le immagini davvero per il rimontaggio a 360 gradi. Abbiamo una telecamera sull'anteriore, una al posteriore e due telecamere agli specchietti. Infatti vi voglio mostrare una cosa, guardate, se chiudo gli specchietti naturalmente cambia quella dell'immagine, perché come vi dicevo le telecamere sono agli specchietti. Quindi davvero qui abbiamo un 360 gradi veramente puro. Casomai io avrei consigliato di mettere una schermatina, una telecamera leggermente più prestazionale, però per il resto ragazzi è veramente importante e utile. Guardiamo ora al prezzo. La N-Connect, che è anche la versione più economica della 62 kWh, parte da 42.775 euro. Però con rottamazione scendiamo di 13.800 euro e andiamo a 28.900 euro. Con finanziamento applicato da parte di Nissan andiamo addirittura a 28.300 euro praticamente, con 14.500 euro di sconto. Io vi invito ragazzi, nell'eventualità che siate interessati a un mezzo del genere, che è un mezzo spazioso, comodo, un bel bagagliaio, una buona capacità di carica, di andare a sentire direttamente in concessionaria per andare a vedere se nell'eventualità vi è, diciamo, modo anche di risparmiare anche qualcosa. Perché no? Perché no? Perché no? A me come mezzo non mi è dispiaciuto. L'unica cosa magari, come appunto, e posso dare il fatto che il CHAdeMO in Italia è abbastanza frequente, quindi si trova benissimo, soprattutto grazie a quelle sono le colonnine di Enel X, ma anche su quelle della A1 che ora hanno messo a Modena, due sono a CHAdeMO, quindi la disponibilità della connessione con il CHAdeMO è particolarmente sicura, ecco, nel nostro paese. Però questo magari è un appunto che possiamo dare, il CCS più lo standard europeo. E poi il fatto che la batteria in questo caso non è climatizzata a liquido ma ad aria, la cosa non vi dà particolarmente pensiero, almeno che voi non andiate a fare un viaggio dove dovete fare 3, 4, 5 ricariche di quelle importanti a fast, e allora magari le ultime potrebbe andare un po' più piano, perché per preservare la batteria, insomma, come tempistica magari si allunga. Però ragazzi, succede semplicemente quando andate un po' a spingere maggiormente con un viaggio veramente importante, non credo succederà molto spesso. Io ragazzi ne approfitto anche per ringraziarvi per aver visto pure questa recensione di un mezzo veramente interessante, un mezzo storico della mobilità elettrica, come dicevamo, da oltre 10 anni in commercio, non naturalmente in questa veste, perché ha avuto vari restyling sia per quanto riguarda gli esterni sia per quanto riguarda anche ciò che vi è qui sotto. Un mezzo, come diciamo, veramente importante storico. Vi voglio davvero ringraziare, ringrazio il gruppo Brandini per avermi dato nella possibilità di guidare questo mezzo, che è veramente estremamente interessante, un mezzo che dopo tutto ne hanno vendute tantissime, un motivo ci sarà. Vi ringrazio ancora, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto. Io vi saluto, vi ringrazio, un bacione a tutti e sempre forza elettrica, alla prossima, ciao!